bene. Che belle facce. Buon pomeriggio. State bene? Bene. Mi presento, mi chiamo Cerceti, mi occupo di bambini, adolescenti, dinamiche educative da tanti anni. Prima di cominciare faccio sempre una premessa. Se c'è qualche insegnante ripeterò qualcosa, ma non importa, facciamo per i genitori. La premessa è questa. Facciamo andar bene questo incontro. Facciamolo andar bene. Voi rinunciate a un pomeriggio, io vengo da lontano, vengo da Lecco. E come si fa? Come si fa davvero un incontro? Semplice. Adesso sono più o meno le 4:30, se alle 6, quando avremo finito, saremo un pochino più contenti tutti. 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 Sarà andata bene. Ce l'ho? No, sarà andata bene. Ma voi potreste dirmi, ma chi sei tu per farci contenti? Io sono nessuno, ma c'è un sistema per essere contenti tutti e che funziona sempre. E questo sistema che io vi dirò dovrebbe essere l'unica cosa fra di voi, fra di noi, nelle nostre case, nelle nostre famiglie. E il sistema è questo. Speriamo di poter avere fra di noi oggi quello che noi psicologi diciamo una comunicazione empatica. Cos'è la comunicazione empatica? È tutto. Ho detto semplicemente tutto. È quel qualcosa che succede fra la gente che non è legata al contenuto ma al rapporto. L'avete vissuta la comunicazione empatica? Ti è mai capitato durante la settimana? La vita è dura e faticosa, poi ti capitano dei momenti belli. Era lì. È l'humus, è l'atmosfera fra di noi. Ti è mai capitato di dire una roba a tuo marito e sei arrabbiato, tuo figlio si sono arrabbiati, il giorno dopo gli hai detto la stessa cosa, la stessa, ed è passata, perché c'era la comunicazione empatica, è la comunicazione più alta fra la gente. Per averla occorrono due cose: un'attenzione reciproca. C'era Simone Weil, questa filosofa francese, che diceva la cosa più bella fra gli esseri umani è l'attenzione e un ascolto pieno reciproco. Maria Montessori, la più grande forse donna educativa che abbiamo avuto in Italia, diceva che ascoltare è la cosa più grande e più bella che esista. Ci dichiariamo questo ascolto e questa attenzione reciproci. Se sarà così, vedrete che andrà bene. Perché quello che conta non è quello che io vi dico, ma quello che costruiamo insieme. Secondo premessa, userò delle slide, queste aiutano a me ma spero anche voi. Ci diamo i tempi, che ore sono? Asciuga, mi dica che ore sono. 5:15. Lei a 6:15 mi deve dire di smettere, senza usare violenza, con delicatezza. Poi un bicchiere d'acqua e 15 di dibattito, perché io alle 6 poi devo andare, c'ho l'aereo, devo tornare di là. Ok? Allora, fatta questa premessa, cominciamo. Gira la baracca. Vedremo tre robe. Primo, la prima parte la faccio uguale a quella che ho fatto gli insegnanti, poi cambierò. Primo, andiamo a vedere in che mondo siamo oggi. E ringraziate che i vostri bambini stanno ancora con voi, dovrebbero scappare di casa, si salvano, ma poi lo capirete. Nella seconda parte andremo a vedere chi siamo noi, genitori, educatori, insegnanti. Andiamo a vedere questo e nell'ultima parte andremo a vedere cosa vuol dire veramente educare. Queste sono le tre cose che cercherò di dirvi. Cominciamo dalla prima parte. Gira la baracca, vai avanti. Allora, avanti. Per fare questo andiamo a vedere com'è il mondo oggi. Com'era una volta? Le norme e le regole muovevano il mondo. Se un bambino faceva qualcosa che non andava bene per strada, interveniva qualsiasi adulto, noi lo ringraziavamo. Provate a intervenire oggi e rischiate la denuncia. Secondo, c'era la coerenza educativa. Il prete, la scuola, la famiglia, tutti vi dicevano la stessa roba. Guardate che è facile diventare grande se tutti ti dicono la stessa roba. E oggi i nostri bambini sono soli. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Terzo, una volta c'erano pochi stimoli. Siete mai andati in un posto solitario, in montagna, con pochi stimoli? Che cosa fate dopo un po'? Sei lì, guardi, contempli, ascolti, vai in profondità? Ma sapete perché siete capaci di ascoltare voi? Mica perché siete più bravi rispetto ai vostri figli? Perché abbiamo vissuto in quest'epoca. Oggi è da pazzi pensare che un bambino di 5 anni possa stare 10 minuti nella sua stanzetta. Non ce la farete mai. Dopo 2 minuti vuole uscire e ha ragione. Non c'ho, se fosse per me parlare sui bambini, ma non c'ho tempo. Quarta roba. E com'era l'educazione una volta? Rigida. Di fare questo, quell'altro, quell'altro. Avevamo stima dei nostri
genitori, ma anche a volte timore, tutte e due le cose. E insomma, come ogni epoca c'erano i punti di forza e di debolezza. I punti di forza erano la norma, le regole, l'etica, il rispetto, ma c'erano anche dei punti di debolezza. Quante volte volevamo rispondere e non l'abbiamo fatto, quante emozioni trattenute. E se una donna ci aveva il marito violento, non poteva dirlo in giro, veniva messa alla berlina. Era così. Io non sto dicendo meglio o peggio, eh? No. Ogni epoca ha le sue cose belle e quelle meno. Ma a noi interessa oggi. I vostri bambini sono di oggi. Per capire l'oggi prendo a prestito la frase di un filosofo italiano, Galimberti, che dice che negli ultimi 40 anni, con i media, con i social, con i cellulari, con internet, con tutte queste robe qua, sono avvenuti molti più cambiamenti che non nei 1980 che ci sono stati prima. Care mamme, non è avvenuto un cambiamento qualsiasi, è avvenuta una rivoluzione. Solo che noi genitori, gli insegnanti, siamo pre-tecnologici, non siamo ancora capaci di governarla. Ricordatevi, ringraziate che ancora stanno con voi i vostri figli, lo capiremo. Oggi il mondo non è mosso dalle norme e le regole, è mosso dalle emozioni. Faccio una roba se la sento, se non la sento non la faccio. La seconda cosa dell'oggi, ci sono pochi punti di riferimento. Il prete ti dice una roba, la scuola un'altra, la famiglia, è tutta una, i social un'altra. Cos'è giusto? Vedete, care mamme, se noi abbiamo idee diverse e litighiamo un po', siamo grandi. Ma non posso un ragazzino di 10 anni dire queste sono 10 idee, scegli te. Sono un po' soli. Terzo, oggi però sono bombardati dagli stimoli. È semplice. Andate, se avete la fotografia della vostra cameretta quando eravate piccoli, mettila lì. Poi sai cosa fai? Prendi il cellulare, fai la fotografia della cameretta di un bambino oggi. Vedrete la diversità. La cameretta di un bambino oggi è piena di robe, piena di robe, piena di robe. La testa è bombardata. Tant'è vero quello che dico, che sapete qual è uno dei giochi più belli che possono fare i bambini? È la PlayStation. Dato che le mamme non sono capaci, gli dicono di smetterla. I vostri mariti sì, sono capaci perché loro sono il figlio aggiunto. Non venitemi a raccontare palle che voi avete il marito, tutte storie. È tutte storie. Tu non c'è l'uomo, figurati te, l'uomo della tua vita, no? È il bebè in più che c'ha. È tutto un'altra roba. Io non sto dicendo giusto o sbagliato, eh? Solo che è troppo. Gli stimoli sono talmente tanti che abbiamo fatto i calcoli e la testolina di un bambino dagli 0 ai 10 anni riceve 47 volte di più gli stimoli di quello che abbiamo ricevuto noi. Ma voi pensate che questa sia una cosa negativa? Se avessimo un po' di luce, solo che abbiamo i capi che non capiscono. Scusate, come sarà il mondo del futuro? Usiamo la testa. Saremo tutti mescolati? Gli studi ci dicono che nel 2070 saremo tutti mescolati. Ci sarà pieno di relazioni, quindi avremo bisogno di gente che è capace di costruire relazioni con tutti. I nostri bambini saranno capaci e sono già pronti per il futuro, però hanno dei punti di debolezza che li vedremo dopo. Chiudo questa parte dicendo questo: una volta avevamo voglia di diventare grandi, oggi si fa un po' fatica. Ci abbiamo un po' poca speranza nel futuro, è un po' incerto, insomma, siamo un pochino in crisi, anche se io con la parola crisi non intendo una cosa negativa, è sempre un passaggio. Andiamo a guardarlo un po' più da vicino questa crisi, non per buttarci giù, ma per dare uno sguardo un po' più da vicino. Gira la baracca. Le cose che vi ho detto io erano già state dette da altri, io faccio una sintesi. La prima, Maria Zambrano, grande filosofa spagnola, che diceva: questa è una delle epoche più faticose della storia dell'umanità. Secondo Bauman, è stato un grande sociologo. Bauman dice, con il termine di società liquida, liquida vuol dire che è tutti stessi. Terzo, Paul Ricoeur, grande filosofo francese, che diceva: temo che arriverà il tempo in cui non ci sarà non ci sarà più il bene e il male. Mica oggi. Il grande fratello è paragonabile al problema della povertà, sembra che sia tutto uguale. Perfino nella Chiesa così, ma la so perdere la Chiesa. Cos'è la crisi di oggi? È una crisi dei legami. Sono andati in crisi i rapporti genitori-figli, insegnanti-studenti, insomma, tutto ciò che riguarda un po' legame si fa un pochino fatica in questo. Non sto dicendo che questo sia negativo. Tant'è, da che cosa lo vediamo questo? Brontolano tutti. Tutti che si lamentano,
ci sentiamo un po' giù. Chiudo questa parte con la frase di un filosofo piemontese, che adesso è il priore della comunità di Bose, Luciano Manicardi, che dice questa frase: l'epoca che stiamo vivendo è paragonabile alle doglie del parto. Guardate che io non sto dicendo né bello né brutto, stiamo facendo un po' di fatica. Bene, di fronte a questo periodo che stiamo vivendo ci sono due reazioni negative. Gira la baracca. Adesso qui sarò molto tagliente. Il primo, quelli i nostalgici, l'era meglio una volta. Bisogna punire, castigare, ha preso 4 a scuola, per una settimana non vede la televisione, ma come fate ad avere una mente così perversa? La punizione va abolita dalla faccia della terra, se c'è una mamma che punisce vado a casa subito, così andate a casa anche voi, lo so che punite tutti, non serve, una volta, guardate, fatelo. Semplicemente i vostri figli non vi capiscono, siete fuori del tempo, non possiamo impostare l'educazione sulla paura dell'altro, era meglio una volta, la punizione, la rigidità, no. Perfino gli insegnanti, glielo ho detto prima, le ho massacrate un po' anche loro, quando danno la nota sanno benissimo che non serve a niente. A niente serve. Con questo non voglio dire che siamo tutti sulla stessa barca. Per cui quelli che vi dicono è giusto punire non conoscono niente dell'uomo. Il secondo errore sono i modernisti di turno. C'è un libro bellissimo della Feltrinelli, si chiama L'epoca delle passioni tristi. Sapete cosa dice sto libro? Che i nostri ragazzi, c'è mica voglia di diventare grandi, ma perché io a 15 anni devo diventare grandi se tu a 70 vuoi essere come me? Noi li stiamo tradendo. Quando andate a casa, soprattutto i vecchietti che sono qua come me, dovete dire una roba ai vostri figli, a tutti, che la nostra vita è come una parabola. I primi 40, 50, 60 anni tra dei progetti, dei propositi. Da 60 in giù la parabola è discendente, ma non perché è più brutta. Ci sono altre bellezze. Se un settantenne, un ottantenne non dice a un ragazzo di 13, 14 anni che è bello avere 60, 70, 80 anni, è bello, allora sì che loro vogliono diventare grandi. Ma se io di 60 voglio averne 30, mi sto tradendo. Il primo errore è l'infantilizzazione degli anziani. Il modernismo non vuole più i vecchietti, vogliono che tutti siano fighettini tosti. Il secondo riguarda i bambini. I bambini mi arrabbiano di più. Non solo non vogliamo più i vecchi, ma non vogliamo neanche più i bambini. C'è un'altra trasmissione di un'altra donna che non posso bruciarla, Focoletto, ma lo brucerebbe per me. Ma avete mai visto, ti canto una canzone della Clerici, vi spiego, avete visto che non la fanno più, ma vi spiego perché. L'idea era bella, prendere un bambino piccolo che ha una bella voce e farlo cantare, non è sbagliata come idea, ma dove era il dramma di quella trasmissione lì? Che ti prendevano un bambino di 7 anni, gli facevano cantare la canzone di Ramazzotti che lui non sapeva neanche. Dato che parlava dell'amore, alla fine la Clerici si avvicina a lui quando ha finito, mi racconti chi è la tua fidanzata, è il bambino che scimmiotta i grandi. Sapete che cos'è questa? Questa è violenza, punto. Guai a voi se fate vivere i bambini delle case che non sono le loro case. Quando diventeranno grandi faranno fatica a vivere la loro casa. Far vivere i bambini dalle emozioni non loro è fargli del male. Questi sono i due errori del modernismo, che non vogliono i bambini né i vecchietti, tutti fighettini tosti. Le due reazioni a questa crisi sono o rigido o così. Bene. Facciamo un passo avanti. Se non posso essere rigido, andiamo a vedere qualcosa in più. Gira la baracca. Adesso andiamo a vedere chi siamo noi. Perché prima di capire come educare, chi siamo noi? Vai avanti. Noi siamo come un pellicano. Avete mai visto i pellicani? Guardate cosa fa il pellicano. Vola in alto, vede i pesci, li prende, li mastica dentro di sé, e poi gli dà i pulcini come loro sono capaci di prenderli. Non c'è un pellicano che dà il pesce intero, se no muoiono. Così noi dobbiamo prendere le cose vere, viverle e dargli ai nostri bambini come loro sono capaci di prenderlo, non come noi. E il dramma è tutto qui.
Perché oggi i nostri bambini, noi una volta eravamo come un asinello. Se tu all'asinello gli metti sopra il carico giusto, l'asinello funziona, cammina. Oggi i nostri bambini sono lo stesso asinello, solo che sopra hanno un macigno che è la società di oggi. Cosa bisognerà fare? Rinforzare l'asinello, rinforzare l'asinello. E sapete qual è il dramma? Che voi mamme e papà non sapete niente dell'asinello. Tre insegnanti non sanno niente dell'asinello. E neanche la Chiesa sa niente. È la crisi, è andato in crisi l'uomo. Quando una mamma mi dice che vuole bene un bambino, per me è una stupidata. Tutte le mamme dicono che vogliono bene i bambini. E tutti quelli che sono venuti su storti. Ma se io mi ho voluto bene, perché è venuto su storto? Vedete, se io voglio bene a lei, per voler bene a qualcuno, io lo devo conoscere. Non sappiamo niente dei bambini. Adesso ve lo dimostrerò. Non ho mai trovato un bambino capriccioso nella mia vita, non c'è. Ci sono bambini che hanno logiche diverse. Fare dei danni con i bambini nei primi 6 anni vuol dire fare dei danni enormi. Più il bambino è piccolo, meno sappiamo. Quando una coppia oggi si sposa non sa niente del bambino. La più grande panzarata, la mamma, io so come funziona, vi farò vedere che non è così. Allora, questo è l'educatore, che la prima cosa che fa, conosce i bambini. Allora diamo un piccolo sguardo, occorrerebbero molti più incontri, per sapere come sono fatti i bambini oggi. Solo piccolo, un piccolo assaggio, gira la baracca. Punti di forza dei nostri bambini e ragazzi. Primo, sono virtuali. È bellissimo essere virtuale. Ma scusate, sono capaci di collegare il mondo. Il virtuale che cos'è? In un minuto riesci a capire cosa succede in Messico da altre parti. E hanno un'intelligenza che noi non ce l'abbiamo. Solo che non siamo capaci di vederla, vediamo quando stanno seduti perché siamo storti. Secondo, sono globali. Cioè cominciano a ragionare come mondo. Terzo, punto di forza, sono schietti. Preferisco un bambino che mi dice quello che pensa che noi che avevamo paura a parlare con i nostri genitori perché avevamo paura di loro. Meglio un bambino che dice quello che pensa. Questi sono i punti di forza. Ma adesso andiamo a vedere i punti di debolezza, che è quello che vi fa disperare. Il 99% dei nostri figli oggi hanno una discrepanza fra il cognitivo e l'emotivo. Cioè, un bambino di 9 anni oggi ha 9 anni di testa, ma emotivamente ha 5-6 anni. Tutti i bambini di oggi sono immaturi per il mondo d'oggi. Vuol dire i nostri tempi. Noi, se fossimo nati al loro posto, saremmo peggio, perché il mondo oggi è pieno di variabili, di emozioni. E soprattutto, sapete chi ne fa le spese? I maschi. I maschi. I maschi. E la mamma che ha figlio maschio ti ascolti. Guardate che perché questo mondo è contro i maschi, sono dei ipocriti del mondo. Guardate che, facciamo degli esempi. Se io dessi in mano un foglio di carta a tutti gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, elementare, medie e superiori, di qua, d'Italia, e chiedessi scrivimi che cosa fai fatica a scuola, gli insegnanti non è che scriverebbero che i bambini e le bambine non sono intelligenti, no. Ma chi sono i percinetti, si fa fatica a sentire, problemi di comportamento. E se poi chiedessi di questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vi fanno disperare, quanti sono i maschi e quanti sono le femmine? 68% maschi e 32% femmine. Perché? Secondo dato, pensate alla cosa più aberrante che esiste, il femminicidio, una cosa tremenda. Chi lo fa? 94% sono maschi. E chi compie questo gesto non è un mostro, l'azione è mostruosa. Quante volte abbiamo sentito, ma era un bravo me? È fatto quella roba lì, perché? Terzo dato, ho visto i vostri figli oggi, bellissimi, perché stanno con voi, dovrebbero scappare, li ho visti. Il 90% di tutti i figli, i ragazzi maschi che ho visto qua, i 13 anni di terza media, hanno 13 anni qua, ma emotivamente hanno 9, 10, 11 anni, non di più. Perché? Perché è facile, se avessimo un po' di luce. Guardate che fine fa il maschio oggi. Nasce da donna perché le fate voi. Va alla scuola dell'infanzia, sono tutte donne. Alla scuola elementare il 90%, il 99% dei ragazzi sono tutte donne. Alla scuola media l'85% sono tutte donne. Un bambino maschio deve 8 volte meno modelli maschili rispetto alla femmina. Rimane immaturo. Sapete chi è che fa la violenza? Gli immaturi. Noi psicologi infantili abbiamo due grandi sogni. Il primo,
che in tutti i comuni d'Italia, tutti, venga reso obbligatorio che quando una mamma, un papà, un bambino piccolo, bambino o bambina, facciano tre, due o tre incontri per sapere come funziona quel bambino lì. È tutta un'altra cosa. Sappiamo niente, sapete. Il secondo sono gli insegnanti, gliel'ho detto prima. Una volta si imparava a scuola perché eravamo obbligati a star lì. Oggi un insegnante che non ha una relazione col bambino, il bambino non impara. Ma non è colpa dell'insegnante. L'università non li prepara. Il secondo riguarda tutta l'università. Che quando uno fa l'insegnante e comincia che è una professione bellissima, faccia tre esami sui bambini, tre sugli adolescenti e tre sulla relazione. Siamo ancora fermi in questo passaggio, siamo ancora fermi su questo. Per cui il maschio non è solo il maschio, è anche un modello di cosa. Se voi sapeste qualcosa dei bambini, un bambino a 6 anni è grande. Ed è un dramma che c'è ancora la mamma, li spiego. Ricordatevi, Aristotele, a forza di fare una cosa non impara a fare quella roba lì. Se a 6-7 anni io sono grande, tu mi tratti da grande, io diventerò grande. Ma noi li trattiamo tutti dai bebè, tutti in buona fede, senza colpe. Avevo, andavo a scuola, all'università con le braghe corte, c'era una frase di Freud che non capivo, che dice: sono un maschio che strappa i figli alle madri e li salva. Ma figurati se c'è questo. Dai 6-7 anni un bambino è potenzialmente grande. Se lo tratto grande diventerà grande. Ma voi lo trattate da bebè in buona fede. Facciamo degli esempi concreti sulla mano che bambini dai 6 ai 10 anni. Ma sulla mano, veloce, veloce. Maschio o femmina, non importa, bene. Tu sei la mia mamma, facciamo un esempio concreto. Dimmi, che cosa dice suo figlio, sua figlia quando arriva a casa da scuola? Roba da pazzi! Da pazzi! Spiego. Lo so di me. Lo so che lo dite tutti, pensate che non lo sappia, è il mio mestiere. Allora, ricordatevi questo, la pedagogia, noi oggi siamo andati, in questo tempo siamo andati su Marte, ma a livello pedagogico siamo barbari, siamo indietro. A 6-7 anni la pedagogia dice che è il bambino che cambia me. È il bambino che cambia la madre. Sono balle che dobbiamo educare i bambini. Dobbiamo rapportarci. Perché la cambia? Perché se sapeste qualcosa del bambino, non c'ho tempo. A 6-7 anni il bambino è capace di stare nella realtà. Dovete considerare i bambini non più come vostri figli, ma come delle care persone che vi sono affidate. Allora quando arriva a casa da scuola, cambiate. Non ditegli più come è andata, cosa hai fatto, ma ditegli la stessa roba come se fosse grande. Se vuoi raccontarmi come è andata mi farebbe piacere, è un'altra cosa. Allora realizzeremo il sogno di Montessori. La Montessori, sapete cosa diceva? Noi dobbiamo far sentire l'altro atteso, desiderato. Oppure facciamo un altro esempio. Che classe fa suo figlio? Me ne dica uno. Terza elementare, adesso vi faccio vedere il dramma, speriamo che scappi di casa, faccio vedere. Io sono il tuo bambino, ok? Arrivo a casa, in diretta, facciamo in diretta. Mamma, oggi ho preso la nota. E mo'. Perfetto, fino qua ci siamo. Fino qua ci siamo, adesso vi farò vedere il naso. Sai mamma, non è colpa mia, è la maestra che ha sbagliato. Doveva dare la nota agli altri bambini, chi ha chiacchierato l'ha data a me. Andiamo avanti. Pensate che un papà dica una roba del genere? Non la togliete dalla testa. Sai mamma, era maestra, vado avanti era maestra che ha sbagliato, doveva dare la nota agli altri bambini, l'ha data a me. Andiamo avanti. Primo? Qualcun altro? Vedete la patologia femminile di Andiamo avanti, qualcun altro, poi vi faccio vedere. Perché io faccio così, ma non ho questo. A me, io ho dato la vita ai bambini, ragazzi, mi interessano solo loro. Se sono duro, nessuno di voi si sente offeso, io ho la massima stima di ciascuno di voi. Abbiamo fatto questo esperimento con 2000 mamme. Solo una ha dato la risposta giusta. La stragrande maggioranza, se la maestra ti ha dato la nota, vuol dire che la maestra aveva ragione. Qualche altra mamma, vado io a parlare con la maestra, oppure come lì, tutto sbagliato.
C'è una sola risposta da dare. E questa risposta la dovete dare da quando il bambino ha un giorno fino a quando avrà 30 anni. Prima parte di empatia. Mi spiace che hai preso la nota. E qui la mamma lo fa. Perché la prima roba che il bambino deve sentire è che la mamma è lì vicino al suo dispiacere. Seconda parte, qui nessuna mamma lo fa. Ma vedi figlio, questo è un problema tuo. È sua la nota, è sua la classe, è suo l'insegnante, è tuo. Nessuna mamma lo fa. Terza, il sostegno, non si punisce nessuno. Sono sicuro che tu saprai cosa fare. Sono sicuro che tu risponderai in modo giusto. Guardate che cosa ho obbligato a fare il bambino o la bambina. Sia che abbia ragione, sia che abbia torto, ha solo una strada. Prendere in mano sé. Stare nella realtà. Questa roba che dobbiamo fare è capire quali sono le cose che dobbiamo dare ai nostri figli. Non le stupidate che mi hanno raccontato. Ok? E io spero che prima di morire, vi auguro di avere 100 anni tutti, ma prima di morire dobbiamo dire ai nostri figli le cose vere. Perché se io non dico ai miei figli, a mio figlio le cose vere, come farà nella vita? Se la cava col Fedez di turno. Noi abbiamo dimenticato di dire le cose vere. Quali sono le cose vere? Sono 5 e per favore ditelo a tutti i vostri figli, ditegliele. No, per me io non valgo niente. Vedete, quando un bambino nasce, ci hanno detto tutti che i cromosomi del papà e della mamma è vero. È bello come la sua mamma, lui maschi quasi mai, ma è bello come la sua mamma, tutto così. Ma si sono dimenticati di dirci, e anche voi vi siete dimenticati di dire ai vostri figli, che hanno altri 5 cromosomi. Sono i cromosomi dell'umano, ce li hanno tutti. Noi non siamo animali, non perché gli animali non vanno rispettati, ci mancherebbe, ma noi siamo umani. E abbiamo i cromosomi dell'umano. E il primo diritto che un bambino o un ragazzo hanno è di sapere chi sono loro. Quali sono questi 5 cromosomi? Che dovete dirlo a tutti! Il primo, noi siamo esseri relazionali, non possiamo vivere senza l'altro. Levinas dice, l'altro è l'altro che mi fa esistere, è coessenziale a me. Ecco perché la relazione non è l'essere un bravo ragazzo, è l'essere intelligenti e educare la relazione sin da figli piccoli. Secondo cromosoma dell'umano, noi siamo come un computer. Perché va questo computer? Per quale motivo va? Perché c'è un programma, un software dentro, se no non va, ce l'abbiamo anche noi un programma, sapete? Noi siamo programmati per l'amore. Prendi qualsiasi bambino scassato e comincia a volere bene e poi funziona. Ma perché funziona? Mica perché sei bravo te, perché c'è quel programma lì. Siamo programmati per l'amore. Diteglielo a tutti i vostri figli, che amare mica una robina da bravi ragazzi, una roba da intelligenti. Il terzo, volete capire se la vostra preside funziona? È facile. Se i vostri insegnanti funzionano è facile, se il vostro sindaco funziona è facile, come uno più uno fa due. Guardate, è per il terzo cromosoma, che dice questo, che ogni volta che io faccio una cosa vera, provo la gioia. Quando faccio una cosa falsa, dopo un po' mi sento triste. Allora, se su 30 giorni, per l'insegnante almeno 20 giorni sorride, funziona? Se no dubitate, perché questa è la verità. Il sorridere non è una rovina che fai così, viene perché tu sei autentico. È il terzo cromosoma. Pensate alla politica. Non mi interessa che colore avete voi, ma che cos'è che ci dà fastidio dalla politica? Non il colore che uno ha, è bello che abbiamo idee diverse, ma che uno ti dice una roba ne fa un'altra. Perché ci dà fastidio? Perché noi siamo programmati per il vero. Il quarto, e le mamme mi ascoltino sul quarto, che sono degli assassini, nel senso bene, assassini. Il quarto è la roba più bella che abbiamo come esseri umani. Il quarto dice, è sempre possibile ricominciare. Vale di più un bambino, una ragazza, che cannano 100 volte ma si rialzano con l'obiettivo di migliorare, che l'altro perfetto spaccato che sbaglia una volta non ricomincia. Solo che mamma, come faccio a ricominciare se quando arrivo a casa tu mi dici sempre, sei sempre il solito, con te non c'è niente da fare. Abbiamo delle frasi che sono assassine. Cambiamo. Non importa quanto sbagliano i nostri figli, quello che conta è che loro si rialzino sempre e si rialzino anche per come noi li trattiamo. E l'ultimo, che ci siamo dimenticati di dirlo, questa società qua ha smarrito perché sono arrivati i Fedez di turno e quegli altri e non ci dicono le cose vere. Dovete dire ai vostri figli una roba, tutti i vostri bambini, che noi abbiamo 3 orecchie, tutti, queste 2 e il terzo l'orecchio interiore. Quello che ci fa capire le cose vere.
le cose giuste, e non è solo una roba da cattolici, sapete. Faccio un esempio. Ammettiamo che lei ha una sua amica a 20 km di distanza, e io le dico, le chiedo, ma tu la vedi la tua amica? No, è a 20 km. La tocchi? No. La senti dentro? Sì. È qui. Noi ci siamo dimenticati di far esercitare questo terzo orecchio ai nostri figli. Hanno perso lo spessore dentro. Ecco, questo dobbiamo dirlo a tutti i nostri figli, tutti! Seconda roba, una volta che gli ho detto questo, ci manca ancora un passaggio. Come dirglielo e soprattutto, prima di dirglielo cosa fare. Quello che vi dirò adesso è importante. La prima roba che dobbiamo fare è togliere dalla testa le stupidate che avete in testa, tutti! Ci abbiamo tre idee sbagliate tutti, frutto dell'educazione di una volta, dovete avere il coraggio di seppellire i morti. L'educazione di una volta va messa sottoterra, non perché i nostri genitori non ci hanno voluto bene, ci hanno voluto bene, ma con la luce di allora il tempo è cambiato. Spiego. Nell'antica Grecia c'era un filosofo, un rompipalle, ma un genio, tant'è che ci ricordiamo ancora di lui. Era Socrate, questo qua girava la piazza greca e c'aveva un vizio. Quando passava una persona gli faceva una domanda e già aveva la risposta, e la stessa domanda la faceva un sacco di gente, e alla sera si era accorto che di fronte alla stessa domanda la gente dava un sacco di risposte diverse. Allora Socrate dice una frase, dice: allora la verità e le idee sbagliano. Per questa frase viene condannato a morte. Chi sa la storia del greca sa perfettamente che Socrate poteva salvarsi, perché i suoi seguaci gli dicono: ci abbiamo la barchetta, scappiamo. Guardate cosa risponde Socrate: ma se io fuggo, i giovani greci atenesi cosa pensano della verità? E Socrate muore per le sue idee. Cosa ha fatto Socrate? Quello che dovete fare voi adesso, se no io vado a casa subito. Ha tolto il veleno puro dell'educazione e della relazione, i pregiudizi. Ne avete in testa tre tutti, che dovete toglierli, come quando si toglie un dente. Solo così allora comprendiamo. Che cos'è un pregiudizio? Mettiamo che io voglio stabilire una relazione con lei, ma prima ancora di stabilire la relazione ho già un'idea sbagliata di lei. Tutto il resto è relativo, no? Bene, ne abbiamo in testa tre, che non dovete più pronunciare dopo questo incontro qua, se no non vi voglio più vedere. Il primo è sul carattere. Non c'è il carattere bello e il carattere brutto. Che nessuna mamma, papà, vescovo, cardinale, papa si permetta di dire a un bambino: ragazzo, tu hai un brutto carattere, se lo fate come c'è gli deste una pugnalata. Non esiste. Esiste il nostro carattere. Quello degli altri, che fino a quando non ne siamo padroni ha i suoi esceri, le sue difficoltà. Lo stesso carattere se diventa padrone eccezionale. Pascal diceva, grande filosofo, l'uomo molte volte è una bestia, altre volte un angelo. Pensate al vostro carattere. A volte abbiamo fatto cose bellissime, a volte abbiamo fatto cavolate. E vedete, sapete qual è il dramma per un bambino? Se una mamma dice a un bambino che è cattivo, lui cresce cattivo. Chiedo scusa se dico una cosa da credente, perché Gesù non l'hanno mica capito. Quando Gesù prende un bambino lo mette in mezzo. Gesù nel Vangelo si è incavolato due volte tantissimo. La prima, quando dice: è meglio che un macigno ti sia messo addosso piuttosto che analizzare un bambino, era fuori quel giorno lì. La seconda, quando i bambini passano, sono gli apostoli che dicono: fate i buoni, vi ricordo, come quando fate una bella figura. Gesù, c'è scritto, si indignò. Allora, un bambino è troppo importante. Dire a un bambino che è cattivo beve tutto da noi, sapete? Tutto. Il secondo pregiudizio è sulla relazione. Dice che nella relazione fra marito, moglie, genitori, figli, professori, studenti, non vi capiterà mai una volta uno che ragiona l'altro torto, avete capito? Mai, mai, mai! Ma io sono tuo padre, tua madre, balle! Nella relazione tutte e due abbiamo ragione o torto. È questo il paradigma del futuro. Noi siamo venuti su pensando che la mamma e il papà avevano ragione o torto. Balle! Tutte e due. Voi mi potete fare tutte le domande che vorrete e io vi farò vedere che anche il bambino ha le sue ragioni. Quando un bambino di 3 anni si butta per terra e dice: mamma brutta, cattiva, vai via, ha ragione. Ma anche la mamma ha ragione. Facciamo un altro esempio semplice per farvi dirvi così. Un bambino fino ai 6 anni non ha il tempo come noi. Lui ha il tempo diverso da noi. Quante volte abbiamo visto un bambino di 4 anni ridere, piangere disperato e dopo 30 secondi mettersi a ridere? Per noi sono passati 30 secondi, per lui no.
Un altro esempio, avete detto al vostro bambino di 4-5 anni, adesso vai nella tua stanzetta, 10 minuti stai lì a pensare ti sei comportato male. Voi non troverete un bambino in tutta Italia che ci sta 10 minuti. Dopo un minuto o 30 secondi si mette a picchiare e vuole uscire, ma non perché è cattivo, capriccioso e disobbediente, perché 30 secondi per un bambino di 5 anni sono 30 minuti nostri. Quante volte abbiamo detto ai bambini cose nostre? Ma vedete, se lo dite a me sono grande, un bambino di 4-5 anni beve tutto da noi. Ecco perché l'educazione all'infanzia salverà il mondo. Il bambino è come una pianta, voi vivete in una terra splendida, un agricoltore sa benissimo che quando la pianta è piccola bisogna curarla di più, conoscerla di più, quando verrà poi si difende. E noi, più il bambino è piccolo, meno conosciamo. La mamma, io so come funziona, mio tuo figlio, balle, io lavoro da 40 anni con i bambini, non ne sono ancora neanche io. Questo è il discorso della relazione. Il terzo è sull'amore. Qui poi alla grande vi hanno fregato. Anche la chiesa che io amo, ma a volte anche lei. Sull'amore vi hanno detto tre stupidate, sapete? La prima, che siamo fatti l'uno per l'altra, non è vero. La seconda, che c'è l'uomo e la donna della propria vita, panzanate. E la terza, che l'amore c'è o non c'è. Vi hanno istruito tutto con queste panzanate qua. Ma come? Semplice, pensate voi che siete qua, prima di mettere su baracca col vostro uomo e la vostra donna, oh, ciccino mio, luce dei miei occhi, tesoruccio. Dopo il matrimonio e la convivenza, il 100% delle persone che sono qui, dopo un po' avete detto, ma chi me l'ha fatto? Ma non era l'uomo la tua vita, andiamo avanti. Il 30% di voi sono dati statistici, dopo un po' sei innamorato di un altro uomo, un'altra donna, ma non era l'uomo della tua vita. Andiamo avanti. Qualcuno di voi è capitato anche questo, io posso volere un male di bene alla mia donna, le donne mi ascoltino, ma posso anche innamorarmi di un'altra donna, è normale. Se io sono padrone delle mie emozioni, che cosa farò? Utilizzerò l'attrattiva che ho verso l'altra donna aumentando l'attenzione nei confronti di mia moglie. Ma se non sono padrone di me, è anche qui. Ma allora, che cos'è vero? Allora sostituite le tre frasi che vi ho detto io con queste altre tre. Primo, quante volte ti è capitato di provare freddezza verso il tuo uomo e la tua donna? Se io provo freddezza non significa che non ti amo. Posso ancora amarti con l'intelligenza e la volontà. È sufficiente fare questo per 6 mesi, non un giorno in più. E sapete che cosa vi capiterà dopo? La cosa più grande e più bella che possa capitare a una coppia. L'affettività ritorna, avviene l'intonizzazione dell'altro e dell'altra. Quella coppia subisce una maturità straordinaria perché è frutto dell'amore. Allora per favore dite queste tre frasi ai vostri figli. Primo, che è sempre possibile l'amore. Secondo, che l'amore si impara. Terzo, noi non siamo fatti l'uno per l'altra, siamo fatti per l'amore. Amiamoci, diventeremo uno per l'altro. Oggi ho parlato con i vostri ragazzi di terza media sull'amicizia, li ho massacrati, anzi prima sull'amicizia. Arrivo alla femmina, c'ho l'amica del cuore, balle! Mi ricordo una volta uno sportello di ascolto, arriva una ragazzina, sa cosa mi è capitato, cosa? Io la mia migliore amica, bene, sa cosa? E ho raccontato le cose più intime, la mia migliore amica, bene, sa cosa ha fatto lei? Lei è andata in giro a spifferare gli altri, questo succede. E sai cosa mi ha detto la mia mamma? Cosa ti ha detto la tua mamma? La mia mamma mi ha detto che da domani qua non deve essere più mia amica. Le ho detto, tu vai a casa e mandi a quel paese la tua mamma che non capisce niente, niente, niente! Poi vai dalla tua amica e le dici che ti spiace tantissimo che lei è andata in giro a spifferare tua roba, è uno sbaglio, ma non per questo rompi amicizia. Tollere, la perdoni. Se non mettiamo queste categorie saremo soli. I nostri figli nel futuro dovranno essere amici di tutti, poi con qualcuno avranno un'amicizia più profonda, con altri meno, se non li educhiamo così. Ma chi si salva? Smettiamola! Dobbiamo mettere dentro questa e hanno la capacità loro. Bene, adesso arriviamo all'ultima roba. Gira la baracca. A questo punto, signori, io vi invito a fare una scelta. Ok? Stiamo parlando di educare. Abbiamo visto qualcosa, una scelta. Il contrario di quello che c'è in TikTok, nei social, di quello che sentite in televisione. La prima malattia d'Europa è la depressione. Perché sembra che questo mondo vada tutto rotto. Certo che ci sono delle fatiche, ma non è mica di più rispetto a una volta, vi spiego. L'85% delle notizie in televisione sono negative ed è falso.
abbiamo fatto degli esperimenti in qualsiasi paese d'Italia, succedono metà cose belle e metà cose giuste. Se fossimo oggettivi, dovremmo fare almeno un telegiornale con metà notizia bene e metà brutte. Ma noi ci siamo tirati la zappa sui piedi. Aristotele diceva che a forza di fare una roba, noi diventiamo capaci di fare quella roba lì. Se noi continuiamo a buttarci veleno, diventeremo così. Che poi è falso. Ammettiamo che voi non conoscete lei, io vi devo parlare di lei. E vi faccio l'elenco dei suoi difetti. Che l'idea di fatti è negativa, la fate male si crea il circolo vizioso. Ammettiamo invece che io di lei vi faccio l'elenco dei suoi pregi. È sempre lei. La realtà non è quella che noi vediamo, è quella che noi facciamo esistere. Questa è la scelta. Se la prima malattia d'Europa è questa, se i bambini non ci stanno più dentro, ci stanno chiedendo luce. Quando oggi i vostri figli ho parlato questo, non mi mollavano più, sono venuti in quattro alla fine, mi hanno detto, ma è stato bellissimo. Quante volte mi è capitato di parlare ai giovani, arrivare ai giovani a dirmi, ma dottor Accetti, perché voi grandi non ce ne dite più ste robe? Loro vogliono volare un po' e noi gli diamo fogna. Allora guardate cosa dice Mancardi. È vero, questa è l'epoca in cui siamo nelle doglie del parto, però dobbiamo fare una scelta di campo, smetterla di parlare delle donne, ormai tutti sono capaci di parlare del negativo. È arrivato il tempo di parlare del bambino che sta nascendo, e come in una giornata piena di nuvole, siamo diventati esperti a dire c'è questa nuvola, finiamo tutta la vita di scrivere le nuvole. Manicardi dice, perché non parliamo del sole che scioglie le nuvole? Sapete qual è il modo migliore per vincere un difetto? Per esercitare la virtù. Ma quello? Prendi il più grande delinquente, mettilo in un gruppo dove si invitano a fare delle cose positive, dopo poi diventa positivo. Ma se non lo facciamo, chi lo fa? Questa è la scelta educativa che io vi invito. È vedere il positivo, dare luce. È questo. E guardate che non sono idee mie. Andate a vedere i grandi educatori. Uno dei più grandi era San Giovanni Bosco. Era fuori di testa. Lui lavorava con i carcerati. Sapete cosa facevano con i carcerati? Ci faceva dire che cosa, le cose che non lo sapevano fare. Quando uscivano dal carcere, gli faceva fare quella roba lì, cambiavano da così a così. Questa è la scelta nostra. Solo che siamo tutti alleviati, non siamo più capaci di vedere il positivo. Un po' anche per la psicologia nostra. Fra maschio e femmina. Perché balle che siamo uguali, sono tutte balle. Vi spiego. C'è un vecchio proverbio arabo che dice che di fronte alle piante l'uomo, il maschio, vede il bosco, vede l'insieme, la donna, la femmina, la ragazza vede i rami e le foglie, la donna è molto più analitica. Tanto è vero quello che dico, che se avete rognato con i vostri uomini, guardate come sono i litigi. La moglie o la morosa che dice al moroso, al marito, tu sei rozzo, superficiale, buzzurrone, insensibile. E il marito che dice alla moglie. No, ormai il marito non dice più niente. C'è sempre qualcosa che non va. Perché vedete, siamo andati su Marte, ma a livello pedagogico ci abbiamo tanta roba da fare. Noi abbiamo avuto persone come Dottor Klein, Montessori, Agazzi, Korczak, Brunner, gente che ha dato la vita per i nostri figli. Cioè, quelle cose che io vi ho detto sono da tutte scritte, solo che non ce le hanno date nessuno, invece no. Noi vogliamo sapere queste robe qua, come funziona un bambino, perché io sono convinto che non c'è una mamma qua seduta che non vuol bene a suo figlio. Nessuno, tutti voi. Solo che il nostro amore è troppo generico. E guardate, basterebbe poco per arrivare a un amore un po' personale. Bene, 5 principi dell'educare. Primo, prendere atto dei pensieri dell'altro. Cosa vuol dire? Quando tu parli con tuo figlio, prima di intervenire, se lui fa una cosa, chiediti, perché sta facendo così? Come mai sta facendo questo? Questo tempo di sospensione è l'amore. Secondo, costruire situazioni dove l'altro possa provare successo e non fallimento. Altro che faccio fare le cose per vedere cosa non sa fare. Le ho detto agli insegnanti, che non ci sia un insegnante che quando fa una verifica deve avere la garanzia matematica che l'handicappato più grave della classe sappia fare almeno un esercizio, in modo da poter dire, ne hai fatto 9 sbagliati ma uno giusto. Anche voi. Non state lì, ogni volta che fa una roba, arriva a casa, ho preso 7, ma non era 10, ma siete perverse! Che bello che qualche volta ha preso un brutto voto, mi spiace che hai preso quel voto lì, ma sono sicuro che tu la volta prossima farai meglio.
altrimenti non ne usciamo. Terzo, dare senso con la vita allo suo tempo. Quarto, essere degni d'affetto è il più importante. Questo lo fate perché se non lo fate io non torno più qua. Non dovete mai più mandare a letto i vostri figli senza averli salutati, mai! Il papà, il vostro marito che è più bebè di voi! Tutto così, dà sempre la colpa a voi come i bebè! La volta prossima io voglio farmi conto solo con i maschi, con i padri! Perché il papà deve intervenire, ci dopo del piccolo, a scuola deve andare il papà a parlare, non la donna, non la vada pazzi! Perché il maschio è la norma, la regola, l'etica, la realtà, e il prendere... Ho avuto un insegnante che ho sbagliato, e sapete cosa dice la mamma? Ma vado a parlare con il padre, invece gli dovrà dire questo, caro figlio, capita qualche volta che gli adulti sbagliano. È un problema tuo, sono convinto che tu te ne darai una ragione. Non sempre possiamo risolvere tutto, questo è il padre. Mi piacerebbe fare un incontro solo con i padri, solo che le donne pensano che i papà non sono capaci di educare, una stupidata! Perché voi mamme avete imparato ad educare? Sapete come? E su questo avete tutto il mio applauso. A forza di farlo, a forza di farlo. Quando tutte voi, quando i bambini erano piccoli, vi siete sentiti in colpa tutte e avete vissuto sulla vostra pelle questa roba qui. Ecco perché io farei un monumento a tutte le donne. E il maschio? Due proposte sul maschio perché sono poveri di mente. Il primo. Il primo, quando il bambino nasce, nel primo anno di vita, che si sveglia durante la notte, è il padre che si deve alzare, il maschio! Il maschio! E sapete quando si diventa papà, ve lo dico io, quando i maschi che sono qui mi ascoltino. Però quando alla quarta notte che ti alzi, hai voglia di sbattere giù dalla finestra il figlio, perché si diventa padre? Dico da un punto di vista psicologico. Perché è un figlio che fa diventare il padre capace di un ansia in più. Ma voi che cosa pensate? Che questo non sia niente per il padre? Guardiamolo più in profondità. La gioia del padre avviene quando gli è venuta questa roba e non l'ha fatta ed è diventato capace. Allora prova la gioia del padre. Noi invece abbiamo impostato tutto così. Secondo, è il padre che deve andare a parlare a scuola. Non dateci voi, non voglio più nessuna. Non perché non siete capaci, siete stati bravissimi. Maschio. Senza il maschio noi non possiamo farcela, perché voi siete stati ottime, altrimenti i vostri uomini cosa diventano? Assassini, quell'altro, tutti stupidi, tutti bebè, se voi pensate. Ma la guerra è una roba da stupidi. Cioè, ci impieghiamo 100 anni a costruire una città con tutte le cose belle e nel giro di un mese la buttiamo giù. Ma ditemi voi se non è da stolti. Il 99% delle guerre fanno i maschi. Ma non sono i maschi, perché c'è tutto ancora un'idea diversa. Io vorrei farvi vedere che il mondo lo salviamo se investiamo lì. Te, qua, essere degli effetti. Allora, mettiamo che tuo figlio ne abbia combinati tutti i colori. Bene, prima di andare a letto vi sedete vicino al letto. E di te, caro figlio, oggi non ne posso più di te. Sono stanchissimo, stanchissimo, hai sbagliato qua, 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 qua. Ma terminate facendo il contrario di quello che vi dicono. Non castigate nessuno e vi dite, ti ho detto tutto quello che pensavo. Adesso dormi, sono sicura che domani farai meglio. Sapete cosa pensa il vostro figlio, mica stupido? Pensa che nonostante lui sia stato cattivo e lo sa, noi gli vogliamo bene perché c'è, perché esiste. È questo l'amore che lui sente. E l'ultimo, poi chiudiamo. Signori, bisogna essere su, non si può educare col muso giù. Io voglio le mamme tutte belle fighettine da ste su, solo che voi donne potreste dirmi maci. Come si fa oggi? C'è questo da fare, quell'altro da mangiare, quell'altro, quell'altro. Guardate, due suggerimenti pratici, io sono pratico. Uno a tutte le donne che sono qua, tutte le donne mi ascoltino, le donne. Da qua, allora, da domani, una sera alla settimana, mandate a quel paese tutti. Ma dico tutti questo, e uscite voi, andate a fare qualcosa che vi piaccia e senza cellulare che non vi chiami nessuno. Naturalmente non andate con altri uomini, mi raccomando. Secondo, non si sa mai come secondo, signora risponda sempre alla mia domanda, ce l'ha l'uomo lei? Ce l'ha l'uomo lei? Sì, e rispondo, siamo alla fine, eh? Rispondo a questa domanda. Quante volte esci durante il mese da sola con suo marito senza figli? Bene, mi ascoltate? E tu faresti descrivere una circolare, cos'è? Allora, guardate che io
scusate, sembra un istrione, ma vi sto dicendo cose della pedagogia. Guardate, la cosa che vi dico adesso per me è la più profonda, la più importante. Da quando il bambino ha un giorno, appena fa web, fino a quando avrà 30 anni, due volte al mese mandate a quel paese i vostri figli. Ve lo dice uno psicologo infantile, per essere una visita, portatemi la preside che fa qualcosa. E il padre è il maschio, perché la donna non è capace. Il maschio deve dire questo, il maschio deve dire questa frase al bambino: io questa sera esco con mia moglie. Che il bambino ti dirà: ma chi è? Sapete che noi non usiamo mai la parola moglie, marito, uomo, donna, sempre mamma e papà, va abolita questa parola qua, mia moglie. E il bambino dirà: voglio venire anch'io, voglio venire anch'io. Cari maschi che siete qua, ascoltatemi: se la vostra donna quella sera lì porta dietro vostro figlio, voi andate con un'altra donna. Ma scherziamo! Il papà risponderà così: no. Quando diventerai grande e avrai il tuo fidanzato uscirai con lei e con lui. Sapete cosa prova il bambino? E chiudiamo? Se lo sapeste, correreste a farlo. Il bambino prova tre cose. Primo, due volte al mese seguite a stare senza genitori, che è importante sono autonomie. Secondo, ma non avete mai visto una bambina o un bambino di 4 o 5 anni che con i loro occhi vedono che fra il padre e la madre c'è uno spazio, una tenerezza, una dolcezza, un tempo? Quando diventeranno grandi questi? Tratteranno bene il loro uomo e la loro donna, perché l'hanno visto, sapete? E terzo, e chiudo, ma il bambino prova la terza cosa. Chiudo con le parole non mie, di uno dei più grandi pediatri italiani, Marcello Bernardi, insegnava poi di cultura all'Università di Pavia. Bernardi dice: in questa circostanza il bambino prova la cosa più grande che un essere umano possa provare sulla faccia della terra. Cioè, dice Bernardi, il bambino inconsciamente sente che è nato da quell'amore lì. E quando un bambino sente che è nato dall'amore, è fatta, sapete, è fatta. Grazie. Allora, che belle facce. Innanzitutto volevo ringraziarvi perché mi sembra che c'è stata l'empatia. Io ho buttato lì delle cose. Guardate, dovete andare via di qua con due sensazioni. Uno, a terra, tutti a terra. Vedete, quando tu vedi, perché io, è il mio lavoro, vi ho dato un po' di luci pedagogiche, il nostro mestiere. Quando c'è una luce, tu avverti sempre che non sei stato, non hai corrisposto. Anch'io, sapete, che le dico a voi, molte volte non ce l'ho fatta vivere. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo andare a vedere. Quindi è normale che vi sentiate un po' giù, di avere tutti. Però questo non ci deve deprimere, ma migliorare nell'educare. I nostri figli non hanno bisogno di genitori perfetti. Che brutto una famiglia dove ho dei mamma e papà che hanno sbagliato. Hanno bisogno di genitori umani. I genitori umani sono quelli che sbagliano e ricominciano. Non importa. Bene, ma vediamo adesso se qualcuno vuole magari fare una domanda, due, ci abbiamo solo un po' di tempo perché poi lei non va. Se qualcuno vuol dire qualcosa. Prego, ciao a te. Veloci. Buonasera, niente, io volevo soltanto chiedere semplicemente. Ci dice sempre, no? Nei vari incontri io ho partecipato che, come ha detto lei anche stasera, i bambini sono delle spugne dal primo giorno. Sì. E fino a 6 anni acquisiscono il più che poi arriveranno nel loro futuro, giusto? Ora lei ha relazionato più che splendidamente a noi genitori di ragazzi minimo dai 13 anni o forse magari anche figli più grandi. Ora, lei ha accennato anche prima che bisognerebbe fare degli incontri, sì, a genitori prima che siano genitori. Sì. Io non ricordo nessun incontro formativo per il genitore che verrà. Ecco perché ora lei parla dei genitori impreparati. Sì, prendiamo spunto da questa domanda per ampliare la risposta. Allora, i genitori, basta che l'incontro venga fatto quando è piccolo. Però prendiamo la prima affermazione: sono spugne. Sapete cosa vuol dire in termini pedagogici?
che il bambino fino ai 6 anni ci vede come il Dio in terra. Un bambino, una bambina è pronta a morire per la propria mamma. Quando voi avete una bambina di 3 a 4 anni che è capace di vestirsi alla scuola dell'infanzia, di far tutto da sola, e a casa vostra fa finta di non essere capace, vi fa diventare matte perché la dovete vestire, se la guardiamo dal nostro punto di vista sembra una bambina viziata, eccetera. Sapete perché fa così la bambina? Perché adora la mamma. Se io rallento, tu stai più vicino a me. Io vorrei farvi vedere che nel bambino è tutta un'ottica diversa, però noi pensiamo diversamente. Allora è una spugna, perché lui ci vede veramente come il Dio in terra. Qual è l'impasse? Che noi non sappiamo com'è lui o come lei, per cui in buona, dite, ma una volta non serviva, certo, una volta era diverso il mondo, diversa la società. Oggi una mamma che non sa come funziona un bambino o un papà, che non dico che dovete sapere tutto, bastano quelle 4 o 5 cose, è destinata a fare un mare di sbagli, e nessuno di noi vorrebbe sbagliare con i bambini, perché io sono convinto che voi volete un mare di bene ai vostri figli, ma è un amore ancora troppo generico. Cosa diciamo noi psicologi infantili? Di fare in modo che la cultura dell'infanzia, perché è lì dove noi ci giochiamo tutto, ma una pianta se è messa giù bene, dopo darà i frutti, ma se io la metto giù male, è tutto fatto, sapete? Perché? E perché è la più importante? Non per noi, per lui. Lui beve tutto da noi. Se una mamma dice 5 volte al bambino che è cattivo e continua a dirglielo, quel bambino cresce cattivo. Cresce e si convince, quando non lo è, non ci sono buoni e cattivi, ci sono bambini che sono adeguati o no all'educazione che noi abbiamo. Ecco perché è urgente l'educazione all'infanzia, ma siamo ancora molto lontani da quello che dico io. In altri paesi già siamo un po' più avanti. Vi faccio un esempio, qualche maschio mi capisce, ma forse anche le donne. Avete visto che adesso ci sono stati i campionati del mondo di calcio? Bene. C'è stato un servizio che vi ha fatto vedere dove voglio arrivare. Andate a vedere gli spogliatoi lasciati dalla squadra giapponese, ventenni come tutti gli altri, gli spogliatoi tutto in ordine. Ma perché l'hanno fatto? Voi pensate perché sono bravi? No, perché loro sin da piccoli sono abituati. Perché il mettere in ordine non è un dovere, perché loro provano una gioia, sentono che l'ordine è tutta un'altra cosa. Qui c'è ancora la bidella che pulisce le aule, roba da pazzi! Datemi i soldi del materiale di consumo, io costo zero, vi pulisco tutte le scuole d'Italia se a massimo i bambini. Cari bambini, siamo in prima, questa è la nostra classe, ce la puliamo noi. I bambini, se rispetti il ritmo evolutivo, fanno tutto. Il problema qual è? Che non conoscendolo incominciamo a educarli a 15 anni, quando ormai tutto il treno è passato. Invece va fatto quando lui, se il treno arriva alle 7, io non posso andare alle 10. Ricordatevi, fino ai 6 anni il bambino perché ha bisogno della mamma? Perché lui non è ancora capace di mettersi nei panni dell'altro. Si dice che ha una logica egocentrica, ha un modo di... Ecco perché ha bisogno che qualcuno gli spieghi. Ma dopo i 7 anni è da pazzi che ancora la mamma spiega tutto. Dopo i 7 anni è lui che è accompagnato dal padre o da chi fa... e affronta la realtà, gli strumenti, ma se io lo tratto sempre da bebè, rimarrà bebè. Perché nella femmina è meno? Perché signori, parliamoci chiaro, la femmina, senza merito e colpa, si trova tutte insegnante femmine, è tutto così. Quel maschio lì, l'unico che ha è il padre che tante volte è via, e gli allenatori, i quali andrebbero educati. Prendete un maschio in una classe elementare che funziona un maestro maschio, voi vedete i maschi cambiare da così a così. Oggi, quando ho parlato in terza media, l'ho solo accennato perché non era il corso di educazione all'affettività e alla sessualità, ma ho detto quello che sta capitando alle ragazzine dalla mestruazione, ho solo accennato, e i maschi dall'eiaculazione, era tutta un'altra cosa. Avevo un maschio che ti parla di questo. Quando ho parlato loro del pericolo della pornografia, perché è un pericolo, tu vedevi i maschi erano lì così, perché? Perché loro hanno bisogno di sentire qualche maschio che gli dica come fare. Ma sono sempre venuti su quelle donne, non è colpa di nessuno, ma hanno sete di questo, altrimenti si comportano da immaturi, non perché sono mostri.
semplicemente perché non hanno modelli. I maschi, presi di maschi, e anche qui, gli incontri educativi di tutte donne. Si fanno incontri educativi solo per i maschi. Qualcuna, se c'è. L'ultima domanda, poi chiudo Barato. Che dobbiamo andare. Prego, lasciula lì. Come si chiama e quanti figli ha? Lei ha la faccia da disperi, mi faccia il terzo, vada avanti. Prego. Eh? È sua moglie quella lì? No, allora signora, ho sbagliato, lei ne ha già tre, questo il terzo, ho sbagliato. Vada avanti. Alzi la voce. All'argomento della mancia. Sì. Della mancia, della mancia, certo. Se non gli dai la mancia ti taglio la testa, mi dico. Che, è più matura di quella di 14, sì, lo so. Cerca di andare in casa, io come quasi ricompensa, io do, è sbagliato. Perché, le checche, spiego. Perché prendiamo spiego. L'ultima poi dobbiamo andare, Presidente, dobbiamo prendere il treno. Allora, ho parlato della mancia. I mestieri di casa, è ora di finirla che li fa la madre, spiego. Spiego. Dai 6-7 anni il sistema dei grandi educativi, spiego, se io voglio avere 50 euro di aumento nella mia ditta, cosa faccio? Vado dal datore di lavoro, gliene chiedo 200, lui cosa fa? Brontola, discutiamo e raggiungiamo l'accordo. Dai 7 anni è la stessa cosa, non sta scritto da nessuna parte che mi stendiamo a fare le madri, no, solo che un accordo lo devo fare come il bambino capisce. Non si dice al bambino aiuta la mamma, fanno tutti così, sta attenta che invade, no. Fate l'elenco dei mestieri di casa, apparecchiare, sparecchiare. Poi il padre dice al bambino, parte alto, fai quattro cose. Sapete cosa faranno i bambini? Brontoleranno, le mamme ascoltino. La cosa più bella che un bambino di 7-8 anni possa fare è brontolare. È bellissimo. Le maestre non hanno ancora capito questo. Che cos'è il brontolare? È la loro idea sulla realtà. Come quando tu vai dal datore di lavoro e brontola. E che cosa fa il datore? Litiga. Allora il papà litiga col bambino, discute. Alla fine il bambino, ma il papà lo sapeva, decide lui di apparecchiare la tavola tutte le sere. L'ha deciso lui, dopo che ha lottato con la realtà. Poi è sufficiente che il padre controlli che per 15 giorni apparecchia la tavola e io scommetto tutto il mio stipendio con voi che per tutta la vita quel bambino apparecchia la tavola. Sapete perché? Perché mio padre, che ha preso un accordo con me, che ha litigato con me e che si è preso cura di me perché l'ha controllato, allora mio padre diventa autore di me. Questo è il padre. Credetemi, manca questo. Non è colpa di voi donne che siete state bravissime. Guardate che io non ce l'ho con nessuno. Ma è un discorso pedagogico. Togliere questa risorsa qui vuol dire avere una società di immaturi. Carissimi, chiudiamo. Volevo dirvi questo. Volevo ringraziarvi e darvi una serenità. State tranquilli. Ce la faremo. Voglio chiudere su una cosa. Noi abbiamo un nemico oggi. Si chiama scoraggiamento. Quando ci attacca, quando sbagliamo, dato che sbagliamo tutti io per primo, cosa fa lo scoraggiamento? Prende il tuo sbaglio e ti fa vedere come se fosse tutta cosa. Cosa dobbiamo fare? Allora permettetevi di dirvi una cosa intima, non dovrei dirla, ma siamo alla fine, la dico. Non mi vergogno a dire che sono un credente. C'è una meditazione molto bella di una donna che io ho seguito, è morta, posso fare il suo nome, altrimenti non l'avrei fatto perché è morta. Si chiamava Chiara Lubich. C'è una meditazione bellissima di Chiara. Lei aveva un rapporto con Dio molto bello e dice, senti Gesù, ti voglio male di bene, voglio farti un regalo. Ci penso un po', poi dice, ma le cose belle che faccio le fai tu, il bene che faccio lo fai tu, ma senti Gesù, c'è qualcosa che io ho e che ti posso dare? Ci pensa, poi sente la risposta, sì, le tue miserie, i tuoi peccati, i tuoi fallimenti. Cari genitori, ascoltatemi, guai a voi se non sfruttate lo sbaglio, non dobbiamo sbagliare, ma dato che sbagliamo tutti io per primo, cosa fare? Quando tu sbagli ti sentirai giù, contemporaneamente però sentirete un'altra tensione che ti dice rialzati, ricomincia, chiedi scusa, facciamolo, fatelo sempre. Quando vi rialzerete vi sentirete spaccati in due, perché dici, ma come, sono stato un verme fino a 2 minuti fa, mi sono rialzato, facciamolo. E quando ci rialzeremo, sapete che cosa scopriremo? Che forse siamo più genitori e educatori con le nostre fragilità recuperate che non con tutte le belle idee che abbiamo in testa. Grazie, auguri.